parte delle persone di buona volontà dalla città di Milano all'Associazione di Monte Napoleone, all'Unione del Commercio, a Fiat, a Confagricoltura, a Camera della Moda, a Kinetiche che si è occupato delle sponsorizzazioni, una chiamata alle armi per cercare di far sì che a Milano nel mese di agosto, che è un mese difficile, qualche cosa di assolutamente nuovo succedesse. Così secondo me è, abbiamo avviato un format importante, perché di solito il mese di agosto è abbastanza lasciato sempre scorrere senza tante iniziative o senza attenzione sulle iniziative. Noi abbiamo dato spazio con gli incentivi insieme a Unione del Commercio alle periferie, con incentivi economici per chi tiene aperti i negozi nel mese, nelle due settimane centrali, due settimane consecutive nel mese di agosto. Abbiamo avuto un'ottima risposta, ma deriva anche un fatto importante dal punto di vista della comunicazione, del marketing della città, che in qualche modo rappresentasse questo sforzo che la città di Milano tutta sta facendo per cercare di rendere viva la nostra città nel mese di agosto. E così è nato Per Fare un Albero, è nato in maniera molto, molto rapida e immediata da un gruppo di persone che si è seduto attorno a un tavolo, ha verificato quali fossero le criticità dell'area riconosciuta storicamente nel mondo come l'area più importante della città di Milano, il quadrilatero della moda, e dalle criticità la capacità di Fabio Novembre è stata quella di immaginare un oggetto che poi dopo vi spiegherà, un oggetto importante, un oggetto che ha trovato naturalmente il consenso di tutta la nostra amministrazione comunale. Questa iniziativa è un'iniziativa che non costa nulla all'amministrazione comunale, come dico, una chiamata alle armi per le persone di buona volontà significa proprio che ognuno ha dato il suo gratuitamente. Questa secondo me è la cosa più importante da sottolineare. Ogni soggetto attorno a questo tavolo è un soggetto fondamentale, decisivo, perché questa cosa, questo primo passo verso un agosto, e non solamente un agosto, un settembre, possa, di attenzione all'amministrazione comunale, possa accadere. Serviva, oltre che questo segno, che potesse in qualche modo raccontare poi quello che la città di Milano sta facendo nel mese di agosto, serviva anche un luogo dove far sostare i turisti all'interno della nostra città, in uno spazio così, così straordinario come il quadrilatero della moda. E anche qui le persone di buona volontà, e devo ringraziare il Grand Hotel di Milano che ha prestato la propria opera affinché questo meraviglioso luogo, appunto Piazza Croce Rossa, fosse aperto al pubblico e fosse un luogo in cui la gente possa stare. Ci saranno alla sera gli aperitivi in questo luogo, ci saranno musica, attrazioni, in modo tale che la città di Milano nel mese di agosto possa vivere. Abbiamo anche fatto, grazie all'Unione e agli albergatori, un kit, e poi magari lascio, quando lascerò al dottor Costa di parlare di questo, un kit per, si chiama Enjoy Milano, insieme alla Camera della Moda e agli albergatori, per iniziare a raccontare quello che succede nella città di Milano attraverso gli eventi, le mostre, la cultura, l'intrattenimento, le mille cose, un kit di ben arrivo e di ben arrivato alla nostra città anche nel mese di agosto. Io naturalmente di tutto questo sforzo ho ringraziato gli attori principali. Ripeto, abbiamo avviato un format quest'anno sull'agosto della città di Milano, un format che sicuramente sarà migliorabile, ma io sono convinto che questa squadra che si ritroverà da domani per lavorare all'anno prossimo potrà anche ancora migliorare le aspettative che molti milanesi, molti turisti hanno della città di Milano, perché Milano è considerata all'estero veramente la capitale del design, della moda, e quindi noi dobbiamo rispondere a questa aspettativa che l'estero, e non solamente l'estero, ha nella nostra città.